Riccione il terzo congresso nazionale della stampa si inaugurerà alla presenza di Einaudi e sarà presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. La sindachessa Giulia Galli Bernabei, che col prefetto ha accolto il presidente della Repubblica, porge il saluto della città a lui, al rappresentante del Senato Molè, ai congressisti. Il ministro Marazza legge il telegramma di adesione di De Gasperi. Mr. Martin porta il messaggio del maggior sindacato giornalistico americano. Un episodio di intima commozione quando Azzarita offre a Orlando una medaglia d'oro dei giornalisti, che si onorano di poter devotamente considerare il loro collega il presidente della vittoria. Risponde Orlando con quell'eloquenza che è dono del suo cuore, conquista della sua mente luminosa e dotta. Nelle successive sedute, dopo la relazione di Azzarita, una serie di conferenze stampa del ministro Aldisio sulla ricostruzione delle opere pubbliche e dell'edilizia in Italia, di Campilli sul problema degli investimenti nel Mezzogiorno, di Spataro su prossimi sviluppi delle telecomunicazioni in Italia. A quest'ultimo tema si riallaccia, nota nuova in un congresso della stampa, la comunicazione di Sandro Pallavicini su come si redige un cinegiornale e sulla portata delle notizie filmate. I congressisti riconoscono l'efficacia del contributo della Incom per una migliore conoscenza e comprensione dell'Italia.